4-1, sì. Punta Ferguson, sì. Ancora sì, Zielinski riesce a passare in aria, Zielinski va dentro per Lozano, Skorupski si supera ancora una volta. Pronto Barro, parte lui, palla centraria, a vuoto Meret, a vuoto anche Zirkzee. Vince 3-2 il Napoli che batte un ordine Bologna. Allora, raga, onestamente, c'è qualcosa, cioè di tutto quello che si fa dalla metà campo in su, che Caraschelia non sa fare bene? Cioè, perché assist, destro, sinistro, tiro da lontano, gol in area di rigore, cioè rigore, c'è qualcosa che non sa fare bene? Questo, questo ragazzo ha tutto, ha tutto. E non ha fatto una delle migliori prestazioni. E non ha fatto... ecco, non è stato una delle questa cosa la voglio sottolineare. Un po' stanco. Il fatto che Caraschelia magari non sia in forma tutte le partite, però magari anche all'89esimo, all'88esimo ti fa la giocata, ti fa l'assist. È un talento cristallino, è un talento non c'è niente più forte di Leao secondo voi? Secondo voi non fare il punch della situazione. Allora, Leao è fortissimo. Leao mi piace da morire. Però l'impatto che ha avuto, secondo me, Kvaratskhelia con la Serie A è stato un impatto migliore di quello Leao, che ha avuto Leao. Ah, vabbè, questo chiaramente. Vero, questo primo anno Leao era. Cioè, Leao magari ci ha messo un po'. Leao ci ha messo un po' per arrivare al Leao che conosciamo. Kvaratskhelia, cioè, fa 7 gol e 7 assist, non lo so. Ma scusami, ma quelli no, che no, sai che aspetta un attimo, scusa un attimo, ma prego, visto che prego, fai prego, lo spiritoso, ti volevo dire che non come solo spiritoso? Non solo ci ha messo un po' Leao, ma anche tu ci hai messo un po' come Dazon, no? Che ieri fa questa, anzi stamattina fa domanda secca. Vara o Leao? Forse non sono io che ci vedo male, ma è un po' il dualismo del futuro, no? Scusa, no, sì, sì, no, anche Sara Speria vi ricorda Suazo, avrei messo. È vero. Tanto oggi è uscito anche un articolo del giornalismo italiano sempre grande, tra l'altro. Però vediamoci i dati. No. Ecco i dati, ecco i dati, chiaramente 30 tiri totali. Beh, ragazzi, tanti. Il Napoli prego Davide, prego. Ha meritato di vincere e poi io ho letto un sacco di gente che parlava del fatto che il Napoli fosse stanco eccetera eccetera, ma io ho visto un Napoli che ha creato molto e che probabilmente questo risultato era più verso il 4-2 che verso il 3-3 questa partita, perché comunque certo, il Napoli anche il primo tempo poteva fare molto di più, ha sbagliato dei gol semplici tipo Politano, il Bologna d'altro canto invece ha trovato finalmente diciamo l'essere cinico e avere anche un po' di coraggio. Sai Davide cosa ho notato? Io non so se Sciale, voi che lo vedete sempre a Napoli più di me, ci avete fatto caso, che diciamo il Napoli gioca così tanto a calcio che anche le squadre tipo il Bologna oggi che ci ha giocato contro è stato, diciamo, cioè il Bologna è venuto a Napoli per giocare a calcio. Io oggi il Bologna l'ho visto proprio bene in campo. È vero, eh. Ma sai perché Pancio? Ha giocato bene, il Bologna dietro, sì, sì. Dietro giocato benissimo. Dietro a Napoli io lo vedevo che tutte le volte che tornavo, che il Bologna provava ad attaccare, aveva sempre 3 difensori invece che 4 e sul lato esterno era sempre un po' in inferiorità numerica, sia perché noi eravamo sempre in 4 davanti e sia perché loro dietro secondo me non erano proprio al 100% come posizionamento e lasciavano un po' di spazi. Noi siamo riusciti a sfruttarli questa partita, finalmente. Cioè, dico che con l'assenza di Anguissa si è sentito il centrocampo, perché Lobotka non ha girato, era molto stanco Lobotka. No, Lobotka ha giocato male oggi. Sì. Non è stata la sua miglior partita. Io anche Ndombele a me non è piaciuto. Sì, non ha giocato malissimo. Ha fatto benissimo. 2 errori e poi non ha capito nulla. Cioè, alla prima mezz'ora ha giocato bene Ndombele, poi si è spento anche lui. Sì, sì, però tutto sommato è stato un buon Napoli. Sono stati i cambi, ecco, la forza del Napoli sono i cambi.
Eh sì, perché Raspadori e Politano non hanno fatto una grande partita, Lozano e Osimhen hanno cambiato la partita. Io voglio dire una cosa sul mio Napoli: questa partita l'anno scorso la perdevamo in queste condizioni. Azz. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Ho detto la stessa cosa in live, queste partite vero. Non le vincevate. Invece sì, bravo. Ragazzi, diciamo le cose come stanno. Così. Siamo anche noi tifosi del Napoli. L'anno scorso il Napoli non l'ha recuperato. Ma posso dire, chiedere una cosa? È merito di quell'uomo che c'è in panchina, secondo voi, o dei giocatori? Perché certo, anche. Sì, però... Ma ragazzi, uno che fa due cambi del genere a fine primo tempo, indovina chi fa gol, è un genio. Vabbè, ma anche un cecato faceva i cambi che vedi là. Sì, sono esagerato. Non al 45esimo. Prenditelo tutto! Due flash, una cosa, buonasera a tutti. Ciao. Uno è Spalletti che valorizza i giocatori, insomma, Jesus qui a Roma faceva il settimo. Voi pensate che Fonseca, quel fenomeno che a voi piaceva, faceva giocare Cristante centrale e mandava Jesus in tribuna? Questo succedeva 3 anni fa, fate voi. E poi volevo dire un'altra cosa, mi sono scordato, però dopo la dico dopo. Grande Harry, sempre importante. Scusami, eccole, Pancio. Com'era che Lukaku giocava, stavo prendendo una falla, te lo ricordi? Ah! Com'è? Beh, allora la teniamo per dopo. Rispondo io dopo, Enrico. Non facciamo un mischione, non facciamo un mischione. No, rimaniamo... Ho due fonti delle fonti anche per te. Rimaniamo su Napoli e Milan. Oh, Bergamo stasera non la manda a dire a nessuno. Chef e Sciale, ma chiaramente chiedo a tutti. Questa è chiaramente la bella dedica di Caraschelia, la tennista morta a 13 anni in Georgia. Le ha voluto dedicare col polsino. Non sapevo, complimenti. Volevo chiedere a Chef Sciale, ma chiaramente la estendo a tutti. Ci sono tantissimi in chat che scrivono tanto a gennaio, tanto a febbraio. Insomma, non ce la raccontiamo, quella è l'unica cosa. Lotterete per il quarto. No, a me sembra una follia pensare che cioè, questa squadra, proprio male che vada, si deve suicidare, arriverà a seconda. Suicidare in modo metaforico, ovviamente. Sì, meno di seconda non penso possa arrivare. Però lascio a voi. No, ma purtroppo è il problema del Napoli che nella seconda parte della stagione magari ha qualche difficoltà. Questo Napoli però deve essere bravo a essere i passi falsi ci saranno, le partite perse ci saranno, e che può vincere tutte le partite, per l'amor del cielo. Però io mi aspetto un Napoli sempre concentrato, un gruppo sempre unito, e io li vedo così, sono bravi ragazzi, ragazzi uniti. Ma Auriemma non diceva che non andava bene nulla? Io non l'ho detto, mo che ne so. A me piace. L'ha detto Rim, che devo fare? Mica è suo parente. Ha detto Rim. Pazienza. No, stavo dicendo, questo è un gruppo che ascolta il mister. Maestro. È un gruppo che piace. È un gruppo che mi piace. Son dei ragazzi che veramente non hanno paura di scendere in campo. E anche i sostituti tra virgolette, ma non si legge, questo è come consideravano Kim, come le stizze, 3 pacchetti 10 euro, quindi Kim era considerato il nulla, eppure veniva da Fenerbahce, 20 milioni. Kim era considerato il nulla, ha detto il The Monster. Poi così parlavano e scrivevano i giornali, dicevano l'addio di Ospina, Mertens, Koulibaly e Insigne non hanno convinto i tanti tifosi del Napoli, nonostante la società abbia già preso Caraschelia, Oliveira e Ostigard e sia vicinissima a Kim e Simeone. De Laurentiis viene contestato con uno striscione proprio per il calcio mercato del Napoli, con bla 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 che scrivono 3 pacchetti 10 euro, pezzente, non parli più, paga i debiti e sparisci, perché le Kim sono anche delle stizze. Beh, effettivamente, allora Enzo, c'era tutta la scena. No, sono chiesto a 16, gentilmente, perché qui si parla di calcio. Io ho chiesto, ma quelli che dicevano che Kim erano delle sigarette e contestavano Caraschelia, Simeone eccetera, e non erano contenti del calcio mercato, cosa dicono oggi? Tutto qua, cioè non però è vero, erano tanti. Oppure facciamo come in televisione. Non lo possiamo sapere. Ora ti faccio io una domanda a te, perché ho fatto pure all'altra decisione. Cioè, andando tutti quei campioni che se ne sono andati, Insigne, Koulibaly, Ospina, Mertens. Chi è che non criticava il Napoli? Criticare, non contestare. Non quelle che hanno fatto le altre persone. Cioè, e le altri tifosi, però avete sbagliato, però ad oggi. Si può dire, sì, ma avete preso veramente un granchio, perché sì, Kim, si può dire questo. Se Umberto Chiariello, che segue il calciomercato dell'est asiatico,
aveva specificato che Kim era un mostro. Caracelli era seguito dalla Juve, dall'Inter. Potete dire che avete sbagliato? Andiamo avanti. Ma guarda, noi abbiamo noi facciamo sempre i video presentazioni di giocatori che vengono a Napoli. Ma sì, ma esci aspetta, esci. Guarda che faccio anch'io quello che fai tu. Esci un attimo dal personaggio come esco io. Calcisticamente si può dire, va bene, non sei un personaggio. Allora cosa sei? Dimmi cosa sei. Dimmi cosa sei. Il figlio di Costa Curta è uguale. Però mi spieghi razionalmente, avete sbagliato a contestare il presidente, sì o no? Secondo me sì. Certo. Mentre noi sbagliato. Dell'Inter certo forse no. Come no, cioè, allora, noi abbiamo un allenatore che in Inghilterra dal 63 ad oggi ha battuto il record storico del Tottenham. Abbiamo dei calciatori, vabbè, che poi si rifanno una sua idea di gioco, mentre voi avete migliorato. Allora vi chiedo, avete sbagliato valutazione ad agosto? Tutto qua, ma tutti, non è Fabio, però non solo, cioè, secondo me questa polemica con i tifosi napoletani, se non si risponde. Ma tutti pensavano che il mercato del Napoli non fosse andato. Fabio, avvocato Massimo Della Pena, puoi far rispondere ai ragazzi di Napoli? Non ho ma è una cosa calcistica. La domanda è: secondo voi siete stati esagerati con le contestazioni? Ma non ti vogliono rispondere, Fabio? Perché che ma questo è uno striscione clamoroso. Cioè, Kim viene paragonato alle sigarette. Kim e il presidente che oggi presiede la squadra più forte d'Europa. C'è scritto: sparisci e vattene. Chiedo ai tifosi del Napoli: avete qualcosa da dire riguardo? Non voi. Siccome voi rappresentate dire, un po' la tifoseria, siamo stati a Di Maro, abbiamo visto i giocatori che sono arrivati nuovi. Ti posso che dire due che coglioni grandi, ma rispondi, ma poi anche tutti sbagliamo tranne me, ma dillo. Ma lui si chiama veramente. No, ma scusa, hai sbagliato? Noi no! Ma non devi parlare, voi no. Allora io adesso mi prendo la briga di andare a vedere i vostri video. No, occhio! Come abbiamo parlato? È di Kim, è di Simeone, è di Raspadori, è di Don Belé. Calma, abbiamo criticato il Napoli a luglio quando non ha preso Di Pala, dove l'hanno criticato tutti, dove l'hai criticato pure tu. No, le braccia tese. Ti chiedo, sei d'accordo con la maggior parte dei tifosi del Napoli? Sei d'accordo? Chiedo, sei d'accordo? Su cosa, scusami, sono d'accordo su? È a tranello, ma non se ne esce più. No, però vabbè, scusa, te l'ho chiesto, te lo ripeto. Ma hanno ammesso che hanno sbagliato valutazione, no. Hanno anche detto che era difficile azzeccarla facile. Però siamo al cospetto di Osimhen, che per me è più forte di Abraham e anche di Lukaku. Siamo al cospetto di un difensore che farà la stasera. Perché non rispondono? Hanno sbagliato, ma non vogliono rispondere, Fabio. Ma perché insisti? Però io dico un'altra cosa. È invece stato io non rispondo, l'ho detto anche prima, se non mi ascolti è stato giusto, no, criticare, mi sono preso dello perché scema, l'hanno fatto per rispetto della trasmissione, perché non vabbè, ma è ironico, dai, rimaniamo ironici. I tifosi non possono vedere sempre il bene della squadra. A luglio è normale che i tifosi del Napoli no, è 3 agosto, guarda che quell'articolo è 3 agosto, c'è uno striscione contro Kim a Caracelli acquistato, quindi vuol dire che di calcio non capite, giusto? Di calcio capite zero. Tu, è giusto che... No, io no, ma voi sicuramente no. Ma come? Però, guarda lo chef come ride, guarda lo chef come ride. Chef, lei sta ridendo, chef. Lei sta gongolando come me. Ma è inutile che fai la mossa alla Totò, non capisci nulla di calcio. È così, è la storia questa qua. Vabbè, ma tu che capisci? Fammi sentire. Ma tu capisci? No, tutto. Ah, un secondo, non trascendiamo, un secondo. Cioè, non la muto. Voglio ringraziare Geto Binsa 94 che ha regalato 5 abbonamenti, grazie mille Gento. Allora, l'unica cosa che abbiamo fatto dire, un po' di content sul Napoli, dire, dai. L'unica cosa che mi sento di dire, che poi andiamo chiaramente sul Milan, è che prevedere che Kim, Caraschelia e ma Camelio cosa sta dicendo? Ma Camelio è muto lei, Sì, è muto Camelio. Con chi sta facendo la trasmissione, Camelio?
Ah, forse è collegato con gli altri? È muto, sì. Camelio. Ah no, no, non è con noi. Vabbè, vabbè, ora. No, ma è con noi. Quando vuole entra anche con noi. Adesso sta facendo un'altra trasmissione. No, non lo so, ma vediamo. No, quello che mi sento di dire io è che non era facile prevedere che Kim, Caraschelia e compagnia bella facessero molto meglio degli altri. Era quasi impossibile. Quasi impossibile. Vabbè, questo, ragazzi, però magari il tifoso napoletano. Grazie mille Andrea. Lo ha messo, a parte che Schallebaum sarà rappresentante di se stesso, non di tutti i napoletani, bravo, che fanno qualcosa. Bravo, questo marrucco. Ma a parte questo, anche perché Napoli fa milioni e milioni di abitanti, quindi se uno è rappresentante l'imperatore. Ma a parte questo, il fatto che il Napoli magari avesse messo questi striscioni che io personalmente non condividevo all'epoca, però sì, magari erano più in merito anche anni passati in cui ci sono state delusioni, e quindi dopo tante delusioni hai paura che ecco invece Davide delusione. È proprio quello che io non capisco, nel senso che in una città come Napoli De Laurentiis è venuto dalla C costantemente in Champions League, cioè in qualsiasi altra piazza sarebbe un vero santo, questo vero, cioè, vero, invece pensate, applausi del maestro. Maestro, sta parlando allora, De Laurentiis. Manfred, però lo sai che Napoli è una piazza morale. Nemmeno lui credeva in questa squadra. Non l'abbiamo capito, no, chef. Quando non ha fatto la conferenza stampa. È vero, mi ricordo. Ha parlato di scudetto, lui ha fatto un gesto. Dice, ma chi cosa sta dicendo qua? Ma chi? Spalletti? Sì. Infatti Spalletti è come voi. Questo anch'io mi ricordo. Ma Spalletti non è buono. È un umorale, no? È un umorale. È un, però è un po' borderline. Vabbè, ma Andrea, posso dire una cosa al volo? Prego, Camelio, poi andiamo sul Milan. No, al volo, ha un po' ragione Fabio su questa cosa qua, perché tanto questa è una battaglia che adesso mi sono messo in testa di fare. Si ha sempre paura a dire le cose che abbiamo detto. Io, per esempio, Kim, parlo per me, dicevo ha giocato in Asia, in Giappone, in Cina, ha fatto un anno in Turchia, zero partite di Champions, per me non è proprio neanche il 10% di Koulibaly, ma lo dicevano tutti. Adesso hanno cambiato tutti quanti, adesso mi pare che dite, vabbè, io l'avevo detto, ma chi l'aveva detto che Kim era bravo? Ma chi l'aveva detto? Ma hanno contestato tutta Napoli, ragazzi. Enrico, posso fare una domanda? Dai, su. Pancio, ti ho mandato un video. Chi è che avrebbe scommesso un euro su Kvaratskhelia? Sì, in pochi, però qualche ragazzi, nessuno, un sostituto, nessuno, Giuntoli. Ok, però attenzione, no, calma, siete troppo impetuosi, non fate gli impetuosi con me. Non li rimproverà sempre. Io vi chiedo solamente, visto che nessuno, va bene, tutti non avrebbero azzeccato. Siamo tutti sulla stessa barca. Allora io vi ho chiesto calcisticamente, no? Quegli striscioni però sono veramente pesanti, perché Kim, non tre pacchetti di non ti possiamo rispondere, sì, Fabio, anche col borsello. Ma ce l'hai ancora? Una domanda, ferma, non travisiamo sul borsello. Enzo, vi sentite in questo momento un pochino bersagliati, che ci avete tutti gli occhi addosso, si cerca di trovare il pelo nell'uovo per scalfire questo, certo, Napoli? Ovvio. Ma è normale, siamo al primo posto. Ma chi è che non sta al primo posto e non viene al primo posto con tutto quello che è successo a luglio, agosto? Però io non è cosa che... è successo? Aie. Io ho venduto Lukaku a Kimi, cosa è successo? Tu hai venduto Lukaku, l'hai ripreso, che fa schifo, non sa giocare ed è rotto. Ma appunto, bravo. E a te cosa è successo invece? Goppo lungomare Marcellino. Che tu hai venduto dei calciatori che erano Mergellina, tu hai venduto dei calciatori che erano a fine ciclo, hai comprato degli ottimi giocatori a inizio ciclo, no? Però non te ne sei accorto, no? Non te ne sei accorto perché sei incompetente. Dovresti fare calma, primo posto. Però Fabio posso dire una cosa? Ciao. Manfred, posso dire prego una Giulia, cosa? Prego Giulia, prego Giulia. Storia di Borselli, no, ma parliamo di Borselli. Fabio, posso parlare? Prego Giulia. Di Borselli. No, volevo solo dire questa cosa, Fabio. Tu vuoi che loro ammettano una cosa, ok. Adesso però che hai visto il video, anche tu per onestà dovresti dire che loro in effetti si erano dissociati. No, vabbè, però... sì, maestro, qua... Sono dei democristiani, lo fanno per le visual. Non voglio prendere le ragioni. Ma va, Mastella, Mastella, la domenica a casa. Non si sono esposti. Non puoi carne rossa. Non esporti mai. No, 10 anni, bastava che ci sono i video, che vuoi?
Il video del nulla. Torniamo sul calcio. Una domanda al volo sul calcio, se posso. Vai. No, io volevo chiedere a Giulia che ne pensava dell'uomo col borsello, se poi... No, basta, Camillo, dacci una mano. Allora, Sciale, tu ti vedi solo il Milan come avversaria? No, posso chiedere una cosa a Giulia sul borsello? No, chiedo. Brava Giulia. Andrea. No. Devo dare retta, dimmi. No, io utilizzo, chef, io ho iniziato a utilizzare la pochette. Volevo chiedere cosa ne pensavi tra borsello, pochette... Allora Andre, qualsiasi cosa in questa fase qualsiasi cosa tu faccia non mi piace, quindi se tu cosa usi tu? La pochette. Ah, non va bene. No, allora ragazzi, il borsello, io ve lo dico da donna a tutti gli uomini, borsello e marsupio proprio... No, la pochette, quindi la pochette sì, Giulia. A me non piace tanto neanche la pochette. Chef Franco più, perché è quello del Napoli. No. Però dai, la pochette un po' meglio. Ma Chef Franco è felice, non deve rimorchiare, quindi va bene. Però c'è meglio le tasche, cioè le legare vecchie. Ragazzi, dobbiamo, c'è Milan, Inter e Lazio che dobbiamo fare. Stavo cercando di andare su... Le deve cacciare lui. Chef Sciale, Milan unico avversario? Così andiamo sul Milan? Ma no, guarda, c'è il Milan, ci sta l'Atalanta che pure sta andando forte. Oggi la Lazio... L'antirimorchio. Quindi Milan, Atalanta e Lazio? Per ora sì, ma più di tutto il Milan. Più di tutto il Milan. A Roma andiamo a vincere. Ah, boh, quella è... è vero, domenica c'è la partitona. Certo, il 23. domenica c'è Magnano. E che puntata che ci sta. Ah, ci siete voi contro Asso? Sì. Scusate, ma io sono matto, o sulla pagina di Sciale Don Franco c'è scritto Don Franco. Non siamo noi! No, non è Don Franco. No, è malato di Napoli, Fabio, è Ceppo Franco. No, a sto giro no, maestro. Io le voglio anche dire. Ma la differenza è che io, se ho sbaglio, chiedo scusa. Okay. Andiamo avanti. Tutti Franco ti chiamano, ti ho solo chiesto quello. Allora, io direi di andare un attimo sull'Inter per infuocare un attimo il maestro ancora di più. Andiamo sul Milan. Milan per Giulia, dai. Non ci sono le immagini. No, Fabio, andiamo dove vuoi, per carità. No, ha ragione. Non oso contraddirti, giuro. No. Giulia, se vuoi rimanere, andiamo prima sull'Inter, che c'è anche Chicco che sta arrivando dalla Salernitana. E quindi magari potrebbe essere un'idea andare prima. Ragazzi, noi vi salutiamo. Sono a disposizione. Grazie. Un attimo. Ciao Fabio, comprati una vestaglia migliore. Un bacio tra lo chef e Fabio, per favore. Chiudiamo un messaggio ai giovani. Mandagli un bacio. Un abbraccio da tifoso a tifoso, perché ognuno tifa la sua squadra. Pure noi da abbracciamo. Il Napoli è una grandissima squadra, veramente. Bravo, e quest'anno, con questa pausa mondiale, può, in stile Lazio e Roma, nel periodo del... No, non ce la faccio. Del papà si ricorderà, del giubileo, può fare veramente il numero scudetto. Però su questa cosa delle previsioni, cioè di vedere prima, magari ci confrontiamo la prossima volta, così vi sotterro sotto un mare di feci. Oggi però l'abbiamo sotterrato. Ma su che cosa? Oggi è come direbbe Camelio, è zero... No, non avete risposto. Ciao! Ciao Enzo, ciao chef, grazie mille, ciao ragazzi, punto esclamativo, Sciale, boom, iscrivetevi al canale ovviamente. Andiamo avanti. Scusami.